Ciao a tutti e benvenuti in questa prima puntata del ricettario cosmetico anticaduta, una rubrica ad esaurimento dedicata a tutte le ricette utili per ridurre la caduta dei capelli e nel contempo rinforzare e migliorare l'attività dei follicoli, favorendo quindi il loro lavoro affinché producano un capello più resistente, più forte e più sano. La ricetta di oggi è molto semplice, si tratta di un decotto al rosmarino, perché a grandi linee già sappiamo che il rosmarino ha delle proprietà anticaduta, fortificanti e lucidanti per i capelli, quindi è una pianta molto molto utile nella cosmesi total natural. Lianna cerca cose, che c'è? Saluta. Dai, fammi finire di girare. Sì, dopo, dopo, dopo. Poi esploreremo nel dettaglio insieme le proprietà di questa pianta nel podcast dedicato a Doni della Natura, proprio in riferimento a tutte le piante con proprietà anticaduta e rinforzanti per i capelli. Se non conoscete la differenza tra infuso, decotto e macerato, non vi preoccupate, vi lascio qui su nelle schede e giù nell'area info box. Vi lascio qui su nelle schede e giù nell'area info box il video in cui spiego appunto la differenza di queste tre preparazioni. Ma bando alle ciance e andiamo a vedere un pochino come si prepara il decotto al rosmarino. Gli ingredienti per questa preparazione sono 2 cucchiai di rosmarino secco. Se volete potete utilizzare anche del rosmarino fresco, bastano 2-3 rametti, più o meno la quantità è la stessa a livello di aghi di rosmarino. Se vi trovate meglio a pesare gli ingredienti, la quantità che ho scelto io sono 5 grammi di rosmarino secco. Vi ricordo ovviamente che se utilizzate rosmarino fresco il peso sarà maggiore. Quindi non basatevi tanto sul peso, pesate più o meno 2 rametti di media lunghezza e vedete qual è il peso adeguato, perché ovviamente la pianta fresca pesa di più, in genere pesa il doppio o il triplo rispetto alla pianta secca. Il secondo ingrediente sono 800 ml di acqua. Potete utilizzare l'acqua distillata o l'acqua di rubinetto. Non vi preoccupate se utilizzate l'acqua di rubinetto perché tanto andremo a cuocerla, quindi se come me avete un'acqua molto dura, molto calcarea, dopo sarà sufficiente filtrarla. Per quanto riguarda gli strumenti, invece, vi occorre una pentola abbastanza capiente da poter ospitare gli 800 ml di acqua. La cosa importante è che la pentola presenti il tipo di fondo che vedete nella pentola che vi sto mostrando io, quindi il fondo doppio, perché questo garantisce una certa continuità nella cottura e permette di produrre dei decotti migliori. Ovviamente non dimentichiamo il coperchio, che ci aiuta ad evitare l'evaporazione eccessiva dell'acqua e quindi la dispersione di eventuali sostanze volatili che invece in questo modo rimarranno nel decotto. L'ultimo strumento che ci occorre è un colino o passino di stoffa, non quelli in metallo, perché ovviamente dobbiamo andare a rimuovere gli eventuali sali precipitati durante la cottura se abbiamo l'acqua piuttosto dura. Se non abbiamo l'acqua dura, possiamo tranquillamente utilizzare i colini in retina, un po' più doppi, con i buchi un po' più larghi, giusto per evitare che gli aghi di rosmarino cadano nel nostro decotto. Ovviamente non fate caso a questo colino, è un po' vecchiotto, io l'ho preso su Amazon, ho preso un set da 3, vi lascio il link giù nell'area info box. Si è ovviamente ingiallito perché lo utilizzo spesso per decotti e tisane e per filtrare varie cose liquide che mi servono per i capelli. Ogni tanto lo sbianco, ma ormai si è fatto abbastanza vecchio, quindi la stoffa ormai si è impregnata del colore, in particolar modo del colore del decotto al rosmarino che utilizzo spesso. Però funziona ancora, anche se non è più così carino da vedere, quindi finché non si rompe, continuiamo ad utilizzarlo.
Per quanto riguarda la preparazione, per prima cosa andiamo a mettere prima di tutto l'erba. Io vi suggerisco sempre di mettere l'erba o le polveri che dovete andare a preparare prima della parte liquida, che può essere acqua, una sostanza alcolica, un olio, se volete preparare un oleolito a caldo. In questo modo, mettendo quindi prima le polveri e poi la sostanza liquida, vi garantite la preparazione di un decotto più uniforme, più corretto, più ricco di sostanze. Se fate invece il contrario, una parte delle polveri potrebbero non impregnarsi di acqua e di conseguenza non rilasciare le loro proprietà, e andremo quindi a sprecare materia prima utile. A questo punto accendiamo il fuoco a fiamma media, quindi copriamo il contenuto con il coperchio e lasciamo cuocere fino ad ebollizione, che orientativamente si raggiunge in 7-10 minuti. Una volta che il decotto avrà bollito per 3-5 minuti, possiamo spegnere il fuoco. Quindi copriamo nuovamente il pentolino, lasciando una sottile falce di luna aperta in modo da far evaporare il calore, ma senza causare un'eccessiva dispersione delle molecole di acqua, che ora sono ricche delle sostanze che hanno assorbito dalla pianta, e lasciamo intiepidire o raffreddare a seconda dell'uso che dobbiamo fare. Io vi suggerisco di farlo raffreddare completamente, ci vorranno all'incirca 2-3 ore, potrebbero volercene pure 4 se la vostra casa è particolarmente calda, la mia è fredda, quindi subito si fa. E a questo punto andiamo a filtrare il decotto. Come potete vedere, rispetto a quando l'abbiamo appena spento, il decotto si è scurito molto perché si è ossidato. Sono evaporati all'incirca 200 ml di acqua, quindi abbiamo un decotto costituito da circa 600 ml d'acqua, ml più ml meno, che possiamo utilizzare come risciacquo finale post shampoo, sia così sia potenziandone l'acidità. Dovendolo utilizzare come ultimo risciacquo post shampoo, io ho travasato il mio decotto dalla brocca al mio solito contenitore in cui metto i miei preparati per capelli, ormai lo conoscete, la mia bella ciotola rossa, e sono andata a tagliare una fettina di limone che poi ho premuto all'interno del decotto per andare ad acidificare ulteriormente, così da far fungere il decotto anche come risciacquo acido. Alla fine del mio shampoo, prima di asciugare i capelli, ho provveduto a mettere nella conca del mio lavabo la mia ciotola con il decotto acidificato. Sono andata ad immergere tutti i capelli un paio di volte in modo da inzupparli bene di decotto, questo perché il rosmarino ha anche proprietà lucidanti, quindi è utile comunque applicarlo a tutta la chioma. Alla fine sono andata a tappare il lavabo e ho versato quello che era contenuto nella ciotola sui capelli, andando a massaggiare bene la cute in modo che fosse assorbito dall'epidermide e andasse a lavorare bene sui follicoli. Con un trattamento del genere continuativo, ripetuto almeno a shampoo alterni, nell'arco di 4-5 settimane si cominciano a vedere dei risultati effettivi. Quando parlo di risultati effettivi, ovviamente mi riferisco alla visione dei capelli nuovi, quindi ovviamente ci vuole un pochino di tempo perché il follicolo riprenda un'attività adeguata. L'effetto primario che vedrete con questo trattamento è l'arrestarsi quasi immediato, nell'arco di un paio di giorni vedrete i risultati, del telogen effluvium, o comunque ne vedrete una notevole riduzione. Come avete potuto vedere, questa ricetta è veramente semplicissima da realizzare. La coda di Lianna in camera non fa niente, sì. Prr, ma io devo... Aia! Mi fai male, mi stai tirando i capelli. Ok.
Vabbè, scendi, scendi. Ok. Madonna, ma perché? Sei contenta così? Va bene, è contenta così. Come avete potuto vedere, questa ricetta è veramente molto molto semplice. Sì, ho Lianna in modalità arrampicata, perfetto. sia la sua preparazione sia il suo utilizzo, quindi è una ricetta pensata principalmente per chi ha problemi di tempo, chi non è ancora molto esperto, ma nel frattempo sta affrontando una fase di telogen effluvium, ma anche per chi è più esperto, però una volta tanto vuole fare qualcosa di semplice. Una cosa che ci tengo a specificare prima di concludere il video: non sempre le ricette complesse funzionano di più e meglio rispetto a delle ricette semplici, anzi la regola del total natural è sempre less is more, cioè meno è meglio. Potete effettuare il decotto anche per dei risciacqui intra-shampoo, cioè nell'intervallo tra uno shampoo e l'altro, e andare a risciacquare semplicemente i capelli e lasciarli asciugare col vostro metodo di asciugatura classico. Se invece prediligete, piuttosto che il risciacquo post-shampoo, uno spruzzino con una sostanza da applicare quotidianamente, fatemelo sapere giù nei commenti, perché ovviamente la preparazione cambia in quanto il decotto perde le sue proprietà nell'arco di 24 ore all'incirca. Quindi preparare ad esempio mezzo litro di preparato e conservarlo nel frigorifero significa a un certo punto mettere della sostanza che ha perso completamente le sue proprietà e non vi è utile. Per lo spruzzino va preparato il macerato. Magari, se siete interessati, vi faccio vedere come si prepara nei prossimi video. Noi ci salutiamo qui, spero che questo contenuto possa esservi utile. Fatemi sapere se lo sperimenterete, come vi trovate, eccetera eccetera. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!